Livio Cori e Nino D'Angelo in gara al Festival di Sanremo 2019 con Un'altra luce. Ci raccontate un po' com'è nata questa collaborazione? No, ci abbiamo mai il tempo giusto. Io parto da come fan Nino D'Angelo e quando ho cominciato a scrivere questo pezzo sentivo, diciamo, alla fine del processo di scrittura iniziale, ho detto qua ci manca qualcosa. E ho capito effettivamente che quello che mancava era il maestro Nino D'Angelo. È stata una scelta al di là da, appunto, da fan, ma è stata una scelta artistica che andava proprio andava a scavare e a cercare quei punti di comune che avevamo e che si evidenziano poi nel brano, come punti di forza del brano. Le radici in comune, la melodia e la voglia soprattutto di un artista del genere di continuare a innovare e a rinnovarsi. Quindi, questa canzone di cosa parla? Questo è tocca a te. Questa tu. Monetina. No, facciamo una a te. Ah, di cosa parla? Io penso che parla di due generazioni a confronto, la mia e la sua. La sua, che è, diciamo, una generazione che non se la passa bene, è la colpa è un po' della mia generazione, che non ha saputo dare qualche cosa in più ai figli e ha spento il futuro di tanti ragazzi. Quindi al buio. Ecco, bisogna riaccendere questa luce. Bisogna riaccendere questa luce. È una richiesta, appunto, in questo caso mia e sua, perché siamo anche un po' i protagonisti di questa cosa, di questo brano. È proprio una voglia di luce, cioè di illuminare un percorso che è buio, di riuscire a capire dove si stanno mettendo i piedi, perché non si riesce a vedere alla fine del tunnel. Quindi è un po' la richiesta di un ragazzo al buio, di una guida, che può essere qualcuno che già ha oltrepassato questo buio in precedenza, quindi conosce la strada. Dopo Sanremo cosa succederà? C'è un progetto importante per te che è il disco Monte Calvario. Esatto, Monte Calvario, che è qui, l'ho appena scoperto, e uscirà venerdì 8, proprio durante la settimana di Sanremo. È il mio primo disco ufficiale con Sugar e parla appunto proprio del mio ritorno a casa, perché sono stato un periodo lontano in cerca di fortuna e quando sono tornato nel mio quartiere, che è proprio appunto Monte Calvario, sono quartieri spagnoli, ho cominciato a scrivere questo progetto e ha come unico featuring, come unica collaborazione, questo duetto che faccio appunto con il maestro, perché era proprio l'apice di quello che poteva essere la napoletanità, perché questo è un disco completamente napoletano, un disco che vuole rispecchiare effettivamente proprio tutto quello che sono le mie origini, le mie radici. Nino, invece? Concerti, qui c'è concerti. No, che faccio io? Ma non lo so, vediamo. C'ha dei live, sono sorprese. Mi rilasso un po', lascio fare a Livio. Mi rilasso un po'.